fermati, non è necessario. Oggi ti voglio invitare a ragionare sul fatto che non è necessario impiegare tutte le tue energie per creare uno spazio che sia necessariamente unico, inimitabile, originale. La riflessione è venuta guardando un video pubblicato sul web nel quale l'autore ci fa vedere che tutte le foto che pubblichiamo su Instagram quando facciamo un viaggio sostanzialmente si somigliano le une con le altre. In alcuni casi sono praticamente identiche. Se vuoi vederlo ti lascio il link in descrizione. È quello che succede molto spesso anche quando arrediamo uno spazio. Ti invito soltanto a fare un ragionamento. Uno dei motivi per cui di sicuro non stai creando uno spazio che sia unico è molto semplice ed è quello che comunque ti stai riferendo ad un mercato di arredamenti, di rivestimenti, di piastrelle, che è un mercato che produce prodotti in serie, non produce prodotti unici. Dice: ma io voglio fare la casa in stile vietrese che oggi non va di moda, voglio crearmi un maionicato stile settecentesco. Quando cerchi qualche cosa che somiglia ad altro non stai creando niente di unico. Che cosa voglio dire quindi oggi? Che cosa vorrei che portassi a casa con me oggi? Che forse impiegare il tuo tempo nel cercare di partire da un punto di riferimento per migliorarlo sarebbe meglio. Quando noi cominciavamo un progetto all'università, mi ricordo che i professori di progettazione ci chiedevano sempre di cercare un elemento di riferimento dal quale prendere degli spunti. Io pensavo sempre che questo tempo fosse del tempo impiegato male, che avrei potuto sfruttare per lavorare sul progetto. Oggi ti dico che invece quelle scelte mi consentivano di cominciare a superare alcuni limiti, specialmente all'inizio quando avevo dei problemi con la progettazione perché erano cose nuove che non avevo mai fatto. Quelle scelte mi consentivano di partire da alcuni punti di riferimento e di cominciare a ragionare su una soluzione da modificare. Cioè avevo delle chiavi di interpretazione, potevo impiegare il mio tempo a modificare nel meglio quello che era già stato inventato. Ti basta pensare che in 2000 anni qualsiasi cosa a cui stai pensando in questo momento sia stata già inventata. Impiega le tue risorse e le tue energie per cercare di migliorare quello da cui sei partito. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.